Signori e signore, gentili invitati, buonasera. Per favore, gradirei la vostra attenzione. Permettetemi, a nome della Società Storica Italiana del Sud-Australia, di dare il benvenuto a tutti voi. Un benvenuto ai nostri distinti invitati, il Console d'Italia, dottor Francesco Casarello, il nostro parlamentare Mario Filippo, gli onorevoli Julian Stefani e Joe Scalzi, ci danno le scuse che non possa essere con noi stasera, i membri del Comites, dottore Tozzini, rappresentante del Banco dei Monti Paschi d'Australia, tutti i presidenti delle varie associazioni e società, e infine a voi tutti, signori e signori. Ora chiedo, o chiamo Roberto Chiro. Buonasera. La Società Culturale Italiana del Sud Australia propone questa sera di commemorare un importante personaggio storico, importante per l'Italia e di tutto il mondo civilizzato, e particolarmente per i ragionieri, perché Luca Pacioli, o padre Luca Pacioli perché era frate, è considerato il padre della ragioneria moderna. Ma non si può parlare, penso, per una società storica, di un personaggio storico, senza presentarvi un fondo storico. Perciò, come introduzione, vorrei dire che egli nacque in Italia circa 500 anni fa, prima della scoperta dell'America, fatta da un altro italiano, in un'epoca quando l'Italia era, lo si può dire, la banca centrale dell'Europa e forse del mondo conosciuto, e centro anche europeo di scambi e di commerci. Nelle città italiane, come per esempio Firenze, Milano, Genova, Venezia, Pisa, Amalfi e tante altre, vi erano numerosissime famiglie di banchisti, prestatori e cambiatori di denaro, affaristi, gente di commercio e mercanti avventurosi. Non è per caso che un certo Marco Polo originò in Italia, e certo non è per caso che un italico, Cristoforo Colombo, scoprì terre nuove, ma bensì perché le città italiane e i comuni italiani e le loro società li creavano. Questi banchisti e commercianti italiani prestavano e investivano somme enormi per tutta l'Europa, a lucro, si capisce. Prestavano anche somme grandissime alle case reali d'Europa, come al re di Francia e al re di Inghilterra, spesso per finanziarsi le guerre fra di loro. Vorrei anche dire che non è puro caso che in certe città antiche italiane, e prendo per esempio la città di Londra, c'è una via che si chiama Lombard Street. Se voi capitate a Londra e vi troverete in questa strada, certamente chiederete: ma perché si chiama Lombard Street? Ebbene, si chiama Lombard Street perché nel Medioevo molti commercianti e finanzieri italiani erano numerosi in quella strada e avevano aperti uffici e la loro presenza era permanente, e così nacque il nome Lombard Street. Tramite queste famiglie di banchisti, commercianti, dopo qualche generazione si accumularono in Italia favolosi capitali che infatti finanziarono il grande sviluppo dell'arte, della letteratura, della musica, dell'architettura e della scienza, che noi oggi chiamiamo il Rinascimento. Il Rinascimento dell'Europa tutta, ma prima dell'Italia e tramite l'Italia dell'Europa. Oggi al di fuori dell'Italia lo chiamano The Renaissance, parola francese, ma la Francia lo prese solamente a staffetta dall'Italia per poi promulgarla nel mondo. Anche in Adelaide c'è un Renaissance. Senta, però noi se tornassimo alle origini, e per essere corretti dovremmo chiamarlo il Rinascimento. Senta,
Il punto a cui voglio arrivare è con tutte queste attività di scambi, investimenti e finanziamenti si crearono le necessità a quell'epoca di tenere libri di conti e di bilanci esatti, cioè si crearono le necessità di uno studio più formale di saper far conti, ovvero della ragioneria. Ed ecco come tante volte capita in Italia, nasce in Italia nel 1445 una persona dal calibro di grande matematico nel Luca Pacioli. Egli scrisse il suo libro e trattato intitolato Summa aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità, per cui venne dopo considerato il padre della ragioneria moderna. Purtroppo in tempi moderni ci dimentichiamo delle origini delle cose e delle persone, e pochi oggi ricordano il grande Luca Pacioli, e in questo penso posso anche includere tanti ragionieri di oggi e di commercialisti. Per questo si ha bisogno di studiosi di storia e di società storiche per rinfrescarci la memoria. A questo punto chiedo al dottor Azzarello, il patrono della società storica, a dire due parole. Io devo salutare l'avvocato Chiro come rappresentante del presidente della società storica Marco Danieli, il senatore Mario Feleppa, il signor Paolo Nocella, presidente del SAMEAC, il dottor Tozzini in rappresentanza del direttore del Monte dei Paschi Australia di Adelaide, Claudio Ritossa, e credo sia doveroso da parte nostra prima di tutto in fondo rammaricarci che Marco Danieli non sia qui con noi per due motivi. Primo, perché lui è un ragioniere e quindi sarebbe stato fra i primi ad apprezzare la serata. Secondo, perché lui ha lavorato moltissimo, è da mesi che lavorava su questa serata, si è procurato il video e ha organizzato il tutto e non sta tanto bene, ma insomma si riprenderà presto. E quindi congratulazioni a Luigi Fantasia, a Lorenzo Ferini e a Roberto Chiro per tutto quello che hanno fatto stasera. Congratulazioni anche al Monte dei Paschi, che da buon istituto finanziario italiano qui ad Adelaide ha dato la sponsorizzazione. Pacioli, si celebra Palestrina stasera, un accenno anche al fatto che l'anno prossimo c'è una celebrazione straordinaria, che è quella di Guglielmo Marconi, l'invenzione della radio. È una ulteriore celebrazione che proietterà ancor più l'Italia. Abbiamo visto, l'avvocato Chiro ci ha detto che l'Italia è la culla, è il centro di quasi tutto, e questo a me ovviamente fa particolare piacere, devo andarmi a erudire dall'avvocato Chiro. Ma a Marconi l'anno prossimo ci sarà una riedizione dell'accensione della lampada, il faro, credo il Powerhouse, ora qui confesso la mia ignoranza, comunque a Sydney, che verrà acceso direttamente dall'Italia come fece Marconi con l'esperimento tanti anni fa, Marconi che fu l'inventore della radio. In fondo l'Italia è tecnologia, e questo la gente tende a dimenticarselo, ovvero i paesi lontano all'Italia tendono a dimenticarsi che l'Italia è innanzitutto cultura, innanzitutto tecnologia, e non soltanto quello che viene descritto sui giornali. E Pacioli viene celebrato a livello mondiale, è giusto una parola su questo, perché è stato celebrato anche in Australia, e devo dire in Sud Australia, il primo posto in cui è stato celebrato, con una settimana organizzata dalla Institute of Chartered Accountants in Australia, South Australia Branch, alla Flinders University. E due parole in inglese che traggo da un articolo dell'Advertiser, forse fanno un sommario, verrà del pensiero di Pacioli. Pacioli, in realtà non è che inventa la partita doppia, lui codifica quello che ancora non era stato codificato alla fine del 400. Comunque era un brillantissimo matematico. E l'Advertiser dice: "There are three things necessary to one who wishes to operate a business successfully. The most important is cash.
or some equivalent economic power. The second thing necessary in business is to be a good accountant and a ready mathematician. The third and last thing necessary is that all the businessman's affairs be arranged in a systematic way so that he may get their particulars at a glance. Cioè bisognerebbe riuscire a far quadrare i conti, le entrate con le uscite. E credo che questa fosse una lezione d'attualità per tutti i governi del mondo, soprattutto oggi. Grazie. Il Rinascimento italiano è il quadro storico e culturale ove collocare Luca Bartolomeo Pacioli e nel quale visse e operò da protagonista eccellente. Nato nel 1445 nella cittadina toscana di Sansepolcro, di quel magnifico ed eccezionale periodo che rinnovò e sviluppò le arti e le scienze, sorretto da una congiuntura economica solida ed illuminata e che impresse un'accelerazione all'evoluzione conoscitiva dell'umanità tutta, il Pacioli intuì e interpretò lo spirito innovativo, la volontà creatrice, nonché l'esigenza, particolarmente sentita dalla cultura dell'epoca, di fissare e codificare le molteplici conquiste del sapere con la stesura di trattati e manuali, affinché queste fossero divulgate e consultate per un ulteriore approfondimento e sviluppo. Allievo di Piero della Francesca, matematico, studioso di geometria, nonché pittore e letterato, fu compagno di studi e di lavoro di Leon Battista Alberti, architetto e studioso di geometria e proporzioni, e di Leonardo da Vinci, genialità eclettica. Dagli scambi culturali con costoro, il Pacioli comprese la stretta relazione tra le arti, le scienze e l'economia, e divenuto egli stesso massimo conoscitore di matematica e geometria, ne trasferì i concetti di esattezza e ordine nella ragioneria, che ridefinì e codificò con regole e principi nuovi ed originali, innalzandola ad arte e scienza. Con la stesura del trattato De Summa Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità, ne venne riconosciuto universalmente il padre fondatore. Oggi, all'alba di un nuovo millennio, il suo De Summa è considerato ancora il fondamento indiscusso della ragioneria e della contabilità moderne, e gli stessi processi operativi del Microsoft ne sono la logica evoluzione. E questo, riteniamo, il tributo della cultura moderna ad un genio del nostro Rinascimento. Dunque, prima di andare avanti con la seconda parte del nostro programma, che consiste nella presentazione da parte del maestro Guido Coppola di musicisti e di cantanti, vorrei brevemente scorrere alcuni dati storici sulla figura di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Dunque, lui fu il più importante compositore di musica sacra in Italia durante l'ultima parte del XVI secolo. E proprio nel 1994 ricorre il 400° anniversario della sua morte. Non si può parlare di musica corale senza fare il nome di Palestrina, perché egli è riconosciuto come il più grande compositore italiano di musica corale e uno dei più noti nel mondo. La musica italiana del Rinascimento faceva perno su di lui e fa parte della cultura italiana alla pari di Leonardo e Michelangelo. Durante la riforma della Chiesa, questo stile di musica fu denunciato e deriso dal fiorentino Savonarola. Savonarola, infatti, in quel periodo in cui visse Palestrina, cominciò un regno di terrore in Firenze, perché lui era nemico atroce di tutte di tutti gli sviluppi sulla cultura e sul costume libertario del Rinascimento. E infatti egli disse: portate via tutti questi vostri bei canti, i cori di questi signori non sono altro che un tumulto, giacché tra loro c'è un cantore con una voce come un toro e gli altri abbaiono intorno a lui come cani. Finiamola dunque con tutta questa musica figurativa e torniamo ai semplici canti della Chiesa.
Palestrina gli rispose componendo quello che si intitola La Messa di Papa Marcello, dove in apertura, in risposta al Savonarola, egli scrisse: «O Signore, aprimi tu gli occhi», e che fu accettata dal Consiglio della Chiesa. La Messa di Papa Marcello è tuttora considerata un'espressione di cristianità mistica e cattolica, tenendo fede al suo scopo spirituale di elevare e dirigere le menti all'eterna santità. Ora chiedo al maestro Guido Coppola di presentare il suo programma musicale e dire due parole su Pierluigi Palestrina. Signori, signore e signori, buonasera a tutti. Ci fa molto piacere, a me personalmente fa molto piacere essere qua a commemorare questa data, che è piuttosto questo avvenimento che è unico e importante, importantissimo. Sono due persone, due personaggi nella storia italiana che veramente hanno lasciato traccia, hanno lasciato le loro orme, di cui noi possiamo veramente trarre profitto. Infatti, nell'ambito musicale, come ha detto prima il signor Chiro, non si può parlare di musica, di canti corali, senza far cenno a Palestrina. Pierluigi da Palestrina, veniva da un paese vicino Roma chiamato Palestrina, ecco perché ha preso il nome Palestrina, lo stesso come Leonardo da Vinci, veniva dal paese chiamato Vinci, quindi ecco perché ci riferiamo a Pierluigi da Palestrina o Leonardo da Vinci. Comunque, la musica che presentiamo questa sera è una musica un po', diciamo, che si avvicina al periodo di Palestrina. Palestrina compose molte musiche sacre, ma naturalmente pochi canti da solisti. Si concentrò più, naturalmente, essendo a Roma, si concentrò più sulla musica corale. Ma stasera, come ho detto prima, abbiamo un bellissimo programma con quattro artisti, giovani artisti, forse migliori che abbiamo qua in Adelaide, tra i nostri, diciamo. E parlo dei fratelli Ferraretto, che sono andati a prendere i loro attrezzi, cioè i loro strumenti, e il tenore David Visentin e il soprano Teresa La Rocca.